Poi dietro non c'è il Marsiglia, il Lione, il Monaco, c'è il Saint-Étienne, il Rennes, il Reims. E in Liga è Villarreal è primo, il Celta secondo insieme al Barcellona, terzo Real Madrid, quarto l'Atletico, il Siviglia addirittura 5 punti in 6 partite, il Valencia 9 punti in 6 partite. E poi troviamo in Germania, vabbè, in Germania è l'unica probabilmente che mantiene, perché Bayern, Dortmund, Schalke e Wolfsburg, quindi e Leverkusen a 12, quindi la Germania la eliminiamo da questa. L'Inghilterra con lo United a 16, il City a 15, ma poi troviamo West Ham, Arsenal, Everton, Tottenham, Liverpool è nono, il Chelsea è quattordicesimo, e poi arriviamo all'Italia, arriviamo alla Fiorentina, all'Inter, al Torino, al Sassuolo, Lazio, Roma, Roma sesta, Juventus quindicesima, Napoli decimo e undicesimo il Milan. Allora, la domanda è questa: secondo te perché quest'anno c'è questa, in questi grandi campionati sta succedendo questa cosa, che la fatica di queste grandi squadre e gli infortuni comunque, e in particolar modo muscolari, perché il Real Madrid ha avuto problemi muscolari, il Barça, la Roma, la Juventus, Jovetic nell'Inter, vabbè, però l'Inter non fa le coppe, il City con Agüero e Yaya Touré, i primi due che mi vengono, il Chelsea ce n'ha avuti parecchi. Cioè, secondo te da che sono dipesi questi? No, questi infortuni, insomma, ma questo fatto che le grandi squadre o le squadre che devono comunque lottare per il vertice, molte stanno un po' troppo lontane e c'è bagarre in questi campionati. È una bella grande domanda questa qua. Sinceramente non lo so, forse il tipo di preparazione pesante qualche giocatore l'ha risentito, perché comunque le squadre di alto vertice devono prepararsi a fare tre impegni: il campionato, la coppa nazionale e quella europea. Può darsi che questo abbia influito. Non so dirti se tutte queste squadre che hai nominato hanno fatto anche delle tournée estive in America, in Asia, in questi posti. L'hanno fatte? Non ci stai vicino, l'hanno fatte tutte. Perché io sono davvero contrario a questo tipo di tournée, perché sì, fai pubblicità, ti pagano, entrano nelle casse 1-2 milioni, però i giocatori non fanno una vera e propria preparazione. Sei sempre a viaggiare e a farti vedere per i fotografi, in pratica. E poi queste cose qui le paghi, perché il vero ritiro lo fai ridotto, più di fretta. E quindi io ho sempre visto di cattivo occhio questo tipo di tournée, perché ti danno soldi subito, però poi li perdi perché non vinci il campionato, per esempio. Infatti il Paris Saint-Germain è primo? Penso che o non l'ha fatto, sì, perché non ha bisogno dell'economico. È un campionato che più o sì, meno, certo. Insomma, è quello che è, quelli sanno veramente c'hanno in mano il potere totale tra questi giocatori. Io lo farei un discorso su questi tre campionati, Italia e Spagna. Sì, sì. No, allora io punto dito contro queste preparazioni in giro per il mondo, ecco, queste tournée. Sì, sono d'accordo con te, sono pienamente d'accordo con Davide su questo punto. Io andrei nella pausa, è pronta Andrea Sberna, parliamo di Lazio, parliamo sia della bella grande vittoria di Verona, in cui la Nido delle Aquile ha parlato approfonditamente, poi da Andrea ci facciamo dire anche un po' di cose che ha detto Corino, Gigi Corino in trasmissione, e poi insomma anticipiamo la partita contro il Frosinone, rientriamo subito dopo. Te quiero mi amor. Sveglia, suona, buco in pancia. Scendo, moca, radio, corro. Salgo, denti, doccia, barba. Leggo l'iPhone sulla tazza. Vendi, compra, Dow Jones, Nasdaq. Paga, tassa, broker, banca. Tanta gloria, quanta ansia. Stacco, basta, spatta. Per non vedere il mio nemico basta chiudere il Mac. Le sue tipe di cognome fanno tutte JPEG. Fumo e leggo i tuoi commenti, sì, però per divertirmi, ossessivo come un nerd. I russi coi miliardi fanno shopping da trussardi. Una volta erano zar, sono diventati zarri. Sono tutti presi male dall'invidia verso gli altri. Serve mantenersi calmi con il metodo Bob Marley. Oh Maria Salvador, te chiedo mio amor. Te tra introrivoluzione, tra le note di questa canzone. Non è verde soltanto l'invidia che divora la società, ma è verde una foglia che vibra piccola.
sua angoscia. Cuffia alta, banna, blocca. Fuori dallo studio, folla. Foto, entra, rolla. Gonna. Base, scrivo, leggo, spacca. Cuffia, canto, ascolto. Gonna. Stylist, driver, segretaria. Stanno male, cambia l'aria. Se fossi ripulito avrei la mia faccia su People. Però dovrei nascondere il mio vizio preferito, tipo cantante gay che fa letter ingallito. Invece ho fatto coming out persino con la Digos. Con i risparmi non mi compro la Porsche. A me serve l'avvocato di Andreotti, Amanda Knox. Sono drogati anche se dicono di no. Quelli in fila da due giorni per il nuovo iWatch. Oh Maria Salvador, te chiedo mio amore. Mangia, spingi, sputa, spacca, sfama. Menti, forti, ruba, sgramma. Odio tutti, serve. Pranzo mamma vecchia stanza, apro la finestra. Dalla vicina che la naffia quando vado via in vacanza. Ho detto questo è un nuovo rosmarino dall'Olanda. E lei ha fatto la pasta per il pranzo di Pasqua. L'ha portata alla parrocchia se la sono scofanata. Così il prete ha messo i dischi e la nonna tua il cava. Ha curato i reumatismi e depressione a sua cognata. Apro gli occhi solo un sogno da non ancora vietata. Ogni vizio è una condanna. Ciò che ami poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete 4, pasta, grappa. Ma entro in stanza, lei già calda. Via la gonna, maglia, tanga. Suda, grida, birra. Gonna. Guerra vinta. Gonna. Nanna. Oh Maria Salvador, te chiedo. Eccoci che siamo tornati in diretta su RadioRomaFutura.it, Club de Football, e come annunciato stiamo in collegamento telefonico Nido delle Aquile, Andrea Sberna. Ciao Andrea. Buonasera a tutti. Allora Andrea, senti, dici un po' che è successo ieri. Insomma, la Lazio ieri ha fatto questa prestazione buona contro il Saint-Étienne. Certo, poi all'ultimo, insomma, per l'ennesima non so come definirtela, io a parte che non capisco De Stegen, ma Berisha non riesco proprio a capirlo, perché si è fermato in lì che ha permesso quel pallonetto. Insomma, poi alla fine vabbè, c'è stato un po' di arruffamento francese, però erano in 9. Però insomma, la Lazio ha battuto la seconda forza del campionato francese, mica gotica, si direbbe a Roma. Ti aspettavi una partita di questo genere, oppure insomma per te va tutto bene, testa pronta sul Frosinone? Beh sì, allora diciamo, alla fine bisogna guardare la qualità dell'avversario in questi casi. Non c'ha grandi nomi, però in Francia è seconda, quindi significa avere un'inquadratura di gioco e avere un'idea di gioco, e quindi sicuramente ha fatto bene. E però ti devo dire la verità, forse anche avvantaggiata dalla superiorità numerica, non l'ho vista tanto in affanno la Lazio. Non sono d'accordo neanche che è partita male, perché poi il gol è nato su un calcio d'angolo, su un impallo, e poi da quel momento ha giocato solo la Lazio, e a parte quella traversa strana che hanno preso loro. E comunque diciamo ha tenuto abbastanza in campo, anzi per assurdo è andata più in difficoltà quando è rimasta 11 contro 9 durante tutta la partita. Addirittura, se non so se hai visto la partita, c'è stato il rischio anche di 3-3 con un colpo di testa che ha tirato il palo. E lì credo che sia ancora una mancanza di esperienza e una freschezza fisica che ancora non è brillante. Questo è vero. Senti, ma secondo te invece la formazione messa in campo da mister Pioli ieri era la giusta decisione
per il turnover, oppure insomma è stata un po' forzata, nel senso più che altro là davanti, perché poi la difesa più o meno, anzi io devo dire che vedendo poi la partita, Radu non mi sembra... Scusa, non ho capito. Te la sono cavata. Sì, poi Radu dopo queste partite disastrose ieri ha fatto una partita decente, no? Forse la prima dopo tanto tempo. E forse lì davanti si poteva fare meglio, si potevano cercare altri giocatori, che dici? Sì, su Radu sì, diciamo, non una grande partita, ma una partita senza sbavature come si era abituato lui ultimamente. E lì davanti io sono dell'idea che personalmente non mi piace giocare senza centravanti, se io facessi l'allenatore giocherei sempre almeno con un centravanti. Purtroppo adesso c'è la moda di questo falso 9. Falso 9 lo può fare un giocatore che è in condizione, perché fa dei movimenti particolari e alcune volte si deve anche spostare sulla fascia, e infatti si alternava con Keita Mauri. A Mauri viene da una non preparazione, ha firmato credo il 31 agosto, il primo settembre con la Lazio, e si è in difficoltà, sia per questo, è in difficoltà perché è un anno in più di anagrafe. Sì, la scelta là davanti per me è stata sbagliata soprattutto in questo, senza il giocatore di ruolo. Capisco che c'era Madri con un solo allenamento, con Giorgiovic indisponibile, quindi magari non c'erano grandi alternative, però alla fine il turnover generale su questa partita credo che sia stato fatto con raziocinio. Ha rischiato Biglia un'altra volta, forse avrà, in questi casi si parla con il giocatore, no? Se uno se la sente di giocare con i medici, se non c'è il rischio è giusto che l'abbia fatto giocare. Ha confermato Anderson per dargli continuità, ha confermato Milinkovic perché l'ha visto in crescita, anche se l'ultima mezz'ora per me ha camminato per tutto il campo, infatti noi abbiamo sofferto soprattutto anche la sua mancanza nell'ultima mezz'ora. Dietro ha confermato tutti, anche perché poi era obbligatorio anche quei centrali. Sì, penso la gestione è stata fatta abbastanza bene, a parte il centravanti Parolo, giustamente riposo, credo sia stato quasi perfetto. Sì, senti, no, condivido pienamente la tua analisi. Volevo sapere una cosa, secondo te adesso la Lazio insomma ha fatto la partita che poi voi giustamente lunedì avete raccontato e spiegato in modo perfetto al Nido delle Aquile, insomma io prima l'ho definita una vittoria quasi da 4-0, perché ha giocato contro l'avversario, ha giocato anche contro l'arbitro, quindi non è stato facile portare a casa quel risultato. Adesso, dopo questa prestazione in Europa League, che poi alla fine il risultato è ottimo, una vittoria, 4 punti, testa del girone insieme a Dnipro, come si avvicina a questa partita col Frosinone, che visto il calendario diciamo delle altre, no? Del Chievo, perché il Chievo sta lì davanti e ha la partita al derby col Verona, e il Sassuolo va a Empoli e di certo non se la porta da casa, una squadra che deve vincere. L'Inter dopo la va a Genova. Ecco, l'Inter va a Genova con la Samp, e insomma la Fiorentina c'ha l'Atalanta, forse la partita più semplice, però c'è Milan-Napoli. Cioè, che partita secondo te, com'è l'avvicinamento della Lazio alla partita col Frosinone, e secondo te che partita, che formazione mister Pioli deve mettere in campo per battere il Frosinone? Innanzitutto credo che i cinque risultati quanti sono positivi e sono stati fatti ultimamente siano dovuti da un cambio in testa psicologico che c'è avuto la squadra con la fiducia dei risultati, e credo abbiano impostato di ripartire partita dopo partita, e così deve fare. È una partita, sembra sulla carta facile, ma io andrei con i piedi di piombo, perché è una squadra che ha preso entusiasmo, il Frosinone è una squadra che viene qua, che può perdere anche 3-0, non succede niente, quindi quando viene a fare una partita con la testa libera ti riescono anche a rigiocare, quindi deve stare attenta alla Lazio, soprattutto